ragazzi, bravi, siete già lì, puntualissimi, ben trovati. Ero qui, che pensavo, l'amore di Dio sta proprio da tutte le parti. Se guardando fuori possiamo trovare questo amore nelle montagne, negli uccellini, nelle piantine, negli animali. E se guardiamo dentro possiamo vedere questo amore qua dentro il nostro cuoricino. E questo amore lo possiamo vedere nel modo in cui prendiamo cura dei nostri amici, nel nostro sorriso, nel modo in cui affrontiamo momenti difficili, quando ringraziamo per tutto in questo mondo, un mondo pieno di allegria, giochi e anche molte cose così minuscole che riusciamo a vedere soltanto quando guardiamo da vicino. Immaginate un po', il nostro Dio è così immenso, eppure ce lo fa entrare dentro il nostro cuoricino. Oggi vi volevo raccontare una storia di un re. A chi non piace la storia che parlano di re, regine, principe, principesse? Ah, a me piace molto. La storia che vi voglio raccontare oggi si trova nel libro di Isaia, nel capitolo 38, ed è la storia di un re che si chiamava Ezechia. La conoscete? No! Allora vi racconterò. Allora, c'era una volta un re che si chiamava Ezechia. Lui era il re di Giuda. Questo re però aveva una grave malattia che poteva condurlo a morte. Lui era lì a letto, poverino, quasi non si poteva muovere perché stava davvero male. I suoi servi lo sventolavano, i suoi amici lo venivano a trovare, facevano di tutto, ma lui era lì, sempre malato. Allora, un certo giorno, gli è passato a trovare il profeta Isaia. Questo qui era il profeta Isaia, perché aveva un messaggio molto importante da parte del Signore per il re Ezechia. È arrivato da lui: caro mio re Ezechia, dimmi amico mio, dimmi. Ha detto: io ho un messaggio da parte del Signore per te. Dimmi pure amico mio. Sono delle belle notizie. Caro re, sono venuto perché il Signore mi ha detto che tu dovrai mettere in ordine la tua casa, dovrai sistemare tutte le cose perché tu morirai, non guarirai. Oh no, io non voglio morire, ma questa malattia è davvero terribile. Allora lui è rimasto molto molto triste, così triste che si è rigirato verso la parte del muro e ha iniziato a piangere. Mentre lui piangeva ha iniziato a pregare così: Signore, tu sai che sono stato un uomo fedele, per favore mi fai guarire da questa malattia, Signore, ti prego. E piangeva. Sapete di una cosa? Quando abbiamo un problema di malattia che riguarda la nostra famiglia, i nostri amici, anche noi piangiamo, vero? Perché purtroppo le malattie, le sofferenze succedono. Ed è per questo che dobbiamo fidarci, sempre di Dio. Isaia se ne stava già andando
perché ha visto che il re non smetteva di piangere ed era molto molto triste. Ma prima che Isaia arrivasse fuori, il Signore ha dato un altro messaggio per il re Ezechia e disse così a Isaia: Isaia, torni dal re e gli dica che io ho udito la sua preghiera e perciò gli aggiungerò altri 15 anni e non solo, io libererò e proteggerò lui e sua città dalle mani del re d'Assiria. Wow! Isaia, contento, è andato di corsa a raccontare a re Ezechia che Dio, ciò che Dio gli aveva detto. Re Ezechia, ascolta, Dio mi ha dato un altro messaggio per te. Dio ha detto che ha ascoltato la tua preghiera e che ti guarirai e avrai altri 15 anni su questa terra e anche ti libererà dalle mani degli Assiri. Oh, re Ezechia si è messo anche seduto perché voleva ascoltare quello che ancora doveva dire Isaia. Il Signore ha aggiunto anche che tu dovrai andare nel Tempio fra 3 giorni per parlare con me nuovamente. Il re Ezechia, molto preoccupato, gli chiese: ma come saprò che fra 3 giorni sarò lì? Il profeta Isaia gli rispose: Dio ti manderà un segno. Re Ezechia: quale sarà questo segno? Allora ragazzi, vi racconto una curiosità. Ci sono gli studiosi della storia che raccontano che tantissimi anni fa, quando hanno trovato e scavato questo tempio dove doveva andare Re Ezechia, hanno trovato una gran scala. Era molto alta, era alta così. In quell'epoca, questa scala serviva come orologio per misurare il tempo e l'ora, perché il sole rifletteva proprio in questa scala e mano a mano che la luce saliva i gradini, il popolo poteva misurare l'ora. Allora Isaia disse a re Ezechia che quando la luce sarebbe tornata indietro, facendo ombra ai gradini della scala, allora questo sarebbe stato il segnale che Dio gli avrebbe mostrato. Ezechia è stato guarito dalla sua malattia ed è rimasto davvero molto, molto, molto contento ed è andato a trovare Isaia come Dio aveva detto. La gioia di Ezechia era incontenibile, perché oltre alla guarigione, Dio gli aveva donato ancora altri 15 anni, dove lui ha potuto fare ancora tante cose per il suo popolo. Wow, è stato davvero un gran onore essere guarito da Dio, e essere guidato e portato dalle sue mani in ogni momento della sua vita. E così è anche la nostra vita. Dobbiamo consegnarla ogni giorno nelle mani di Dio, perché Egli è colui che sa cosa è meglio per ognuno di noi. In ogni momento dobbiamo essere grati per le piccole e grandi cose che Egli realizza nella mia e anche nella tua vita. Allora, non dimenticare di ringraziare ogni giorno per il suo amore e per la sua bontà. Così come ha fatto Ezechia. Ho una idea. Cosa ne pensate se iniziamo a ringraziarlo proprio ora? Siete pronti? Sì? Allora voglio vedere. Mando nel cuoricino, bocca e occhi chiusi, mi raccomando. Siete pronti? Signore, ti vogliamo ringraziare per tutto ciò che ci hai donato. Ti vogliamo ringraziare per la nostra famiglia. Ti vogliamo ringraziare perché tu prendi cura, Signore, di noi ogni giorno. E ci vogliamo, Signore, donare i nostri cuoricini, Signore. E lo apriamo. Vogliamo che tu venga a abitare dentro, Gesù. E che tu venga a essere il nostro migliore amico per sempre. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.
Peccato! Ed è arrivato il momento di salutarci. Vi ringrazio ancora, ragazzi, e vi abbraccio forte, forte. Ci diamo un altro appuntamento. Vi aspetto prossima settimana per un'altra storia. Ok? Alle 17, tutti i lunedì. Non vi scordatevi di dire mai, mai alla mamma. Va bene? Vi voglio tanto, 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 tanto bene. Così grandi, infinito. Un bacione, che Dio vi benedica voi e la vostra famiglia. Ciao, ragazzi. Ciao, ciao.